Data la parabola di equazione y uguale x alla seconda meno 4x più 3 e il punto P di coordinate 2 meno 2, determinare le equazioni delle rette tangenti alla parabola passanti per il punto P. Ciao, io sono Claudio e tu sei su Qui Matematica. Come prima cosa facciamo un grafico che possa guidarci nella risoluzione del problema. Per disegnare bene la parabola è opportuno determinare l'equazione dell'asse e calcolare le coordinate del vertice e delle intersezioni con gli assi cartesiani. Visto che si tratta di una parabola con asse parallelo all'asse delle ordinate, l'equazione dell'asse è data da x uguale meno b fratto 2a. Quindi l'asse della nostra parabola ha equazione x uguale a 2. Questo valore è anche l'ascissa del vertice, mentre per calcolare l'ordinata del vertice possiamo semplicemente sostituire l'ascissa nell'equazione della parabola. Per calcolare le intersezioni con l'asse x, mettiamo a sistema l'equazione della parabola con l'equazione y uguale a 0. Risolvendo il sistema, otteniamo che le intersezioni hanno coordinate 1, 0 e 3, 0. Infine calcoliamo l'intersezione con l'asse y, mettendo a sistema l'equazione della parabola con l'equazione x uguale a 0. Risolviamo e otteniamo l'intersezione nel punto 0, 3. Per aiutarci nel disegno, possiamo poi tracciare il simmetrico di tale intersezione rispetto all'asse della parabola. Abbiamo 5 punti, quindi riusciamo a fare un grafico abbastanza buono anche a mano libera. Tracciamo adesso il punto P e ci accorgiamo che tale punto è esterno alla parabola. Ci aspettiamo quindi di trovare due rette tangenti passanti per P. Inoltre, visto che il punto P si trova sull'asse della parabola, le tangenti saranno simmetriche rispetto a tale asse e quindi avranno coefficienti angolari opposti. Bene, risolviamo il problema delle tangenti. Come prima cosa dobbiamo scrivere l'equazione del fascio di rette con centro in P. Tale equazione è data dalla formula y-yp uguale m per x meno xp, dove xp e yp sono le coordinate del punto P, mentre m è il parametro del fascio. Al variare del valore di m, troveremo di volta in volta una diversa retta passante per P. Adesso eseguiamo la moltiplicazione e facciamo un trasporto, in modo da scrivere l'equazione del fascio in forma esplicita. Ora mettiamo a sistema l'equazione della parabola con l'equazione del fascio di rette. In questo modo ci stiamo domandando quante e quali intersezioni con la parabola ha ciascuna retta del fascio. Utilizzando il metodo del confronto scriviamo l'equazione risolvente del sistema, che ci darà, al variare del parametro m, le ascisse dei punti di intersezione tra la parabola e la retta del fascio. Tra tutte le rette del fascio ci interessano le tangenti. Le tangenti hanno, con la parabola, due intersezioni coincidenti, quindi il discriminante dell'equazione risolvente deve essere uguale a 0. Quindi per individuare le rette tangenti ci basta calcolare il discriminante dell'equazione risolvente e otteniamo un'espressione contenente il parametro m e poniamo tale discriminante uguale a 0. Otteniamo così un'equazione di secondo grado, la cui incognita è proprio il parametro m. Risolviamo questa equazione e troviamo che m è uguale a meno 2 oppure a 2. Questi sono i coefficienti angolari delle rette tangenti alla parabola passanti per il punto P. E come ci aspettavamo, sono opposti. Torniamo quindi all'equazione del fascio e sostituiamo i valori di m trovati. Per m uguale a meno 2 otteniamo la retta y uguale meno 2x più 2. Per m uguale a 2 otteniamo la retta y uguale 2x meno 6. Per continuare lo studio, iscriviti al canale e clicca su questo video. Ciao!